Tecnorete, agenzia immobiliare in franchising del gruppo Tecnocasa. Sto facendo il diavolo a quattro, ho chiesto anche al Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione di individuare dove possono essere recuperate queste risorse, perché non mi posso consentire, oggi che so della situazione di questa condotta, non posso consentirmi 2014 di passare un altro inverno così come lo stiamo passando adesso. Non voglio creare disagi più ai miei concittadini. Sono dispiaciuto perché io sono sempre qui a lavorare tutti i giorni, ho cercato di darmi da fare anche per quanto riguarda questa vicenda, dove il comune poteva non entrare, è stato detto anche dall'ingegnere De Marco che nonostante tutto il comune ha messo a disposizione le sue squadre e non potevamo anche non farlo, perché è una cosa che riguarda solo la Sorica, e quindi essere trattati in questa maniera, e dico che è una città che diventa ingenerosa nei confronti di un sindaco, non è una città, ma non lo dico per me, ma credo che non sia una città che vada lontano. Però il problema è che la regione non abbia i soldi, non voglio sentirlo, perché vuol dire che troveremo delle risorse che oggi sono impegnate su altro per anticiparlo su questa parte importante che è la situazione idrica nella città di Catanzaro, perché l'acqua è il bene primario, per cui è un bene indispensabile. Credo che senza acqua non si vada da nessuna parte. L'acquedotto deve essere rifatto, quindi io mi muoverò immediatamente perché venga finanziato. So che c'è già un progetto pronto alla Sorica per quanto riguarda questa nuova conduttura, quindi si tratterebbe di trovare solo il finanziamento per partire la gara d'appalto. Quindi io spero nei prossimi giorni di darvi più notizie certe rispetto a dove poter individuare il finanziamento, perché poi se sono specialmente fondi europei sapete che le procedure sono un po' più lunghe, no? Come quella dello stadio. Abbiamo firmato infatti qualche giorno fa, ma sono passati 6 mesi. Ma l'importante è trovare le risorse e intanto fare i primi interventi che stanno già facendo questi della Sorica, però soprattutto poi rifare una rete completamente nuova, perché è una rete che sta in un fiume, in un letto del fiume. Io vorrei capire 40 anni fa chi l'ha progettata questa rete. È veramente assurdo, perché è una cosa talmente semplice da spiegare anche ai concittadini che non si fa una rete sul letto di un fiume. Intanto per fortuna è una minoranza piccolissima, però dispiace l'atteggiamento, non è di una città civile questo atteggiamento. Il sindaco non può essere accusato per una cosa che non, una gestione che non è sua, nonostante noi ci siamo impegnati da subito per qualche giorno di ritardo di acqua. Allora io dico, allora se avessimo passato o dovessimo passare quello che è successo in Sardegna, un sindaco rischierebbe di essere linciato in questa città. E comunque è un sindaco che ha avuto il coraggio di candidarsi quando gli altri non volevano rimanere in questo comune, proprio perché ha ritenuto che in questo momento particolare la città aveva bisogno, e poi essere trattato in questa maniera un po' dispiace, ma ripeto, non per la mia persona, per la città. Perché non si parli in giro in questo momento come forma di protesta, come se la nostra città fosse Beirut quasi in Calabria. Non è così, non è così. A me dispiace, perché poi questa piccolissima parte che non rappresenta la totalità dei cittadini, perché sono sicuro che la totalità dei cittadini non la pensano in questo modo, ma non è giusto che per una piccolissima parte l'immagine di Catanzaro venga passata come la città inefficiente, dove non funziona l'amministrazione, dove si è rimasti addirittura senza acqua. Cioè in Sardegna non c'è acqua, non c'è luce, non c'è gas, e tutti si sono uniti, al di là di piccole critiche che possono anche esserci. E noi, sì, ci sono stati 2 giorni di ritardo, ma l'abbiamo anche spiegato. Se tu fai una tubatura all'interno di un fiume e il fiume è in piena, tu non vedi dove c'è la perdita dell'acqua, è normale. Le autobot, io l'ho detto, se ci sono dei casi come quelli che sono stati denunziati, che qualcuno l'ha utilizzato maldestramente, io sono il primo a denunziarlo, anzi devono essere i cittadini a denunziarlo. Io non ci credo, ma se ci dovesse essere una cosa del genere sarebbe di una gravità inaudita. Ma tutto il resto, la distribuzione dell'acqua comunque è avvenuta sulla base anche di un aiuto che ci è stato dato dai vigili urbani. Ma non dimentichiamo che
Noi abbiamo preventivamente capito che c'era l'esigenza di fare un piano di protezione civile anche per il comune di Catanzaro. Non a caso una settimana fa abbiamo approvato il regolamento per costituire la protezione civile del comune di Catanzaro. Noi l'avevamo già anticipato una settimana fa. Le scuole apriremo quelle che non sono, che si trovano in quei quartieri dove l'acqua arriva. E aspettiamo oggi pomeriggio per capire se la condotta viene aggiustata o no, per eventualmente fare un'altra ordinanza e rimanere per un'ancora giornata quelle scuole magari dove i serbatoi sono vuoti, dove non potrà arrivare l'acqua neanche domani. Quindi siamo ad ora, se lavoriamo, facciamo riunioni in continuazione proprio per aggiornarci e capire come operare al meglio.